Allora, innanzitutto perché è uno sport olimpico e quindi per pensare ad un futuro sportivo, mentre le rotelle non ha un futuro lavorativo. Quindi nelle rotelle l'inverno è una stagione morta e così come sia allenamento che come sport ho deciso di cominciare a provare questa nuova disciplina. Senti, tu hai già passato i test, tra l'altro con un tecnico molto affermato, ex pattinatore. Ti chiedo quali sono le differenze tecniche sostanziali tra le due attività. Beh, innanzitutto la sensibilità tra l'asfalto, la pista, le rotelle, il ghiaccio con la lama, l'attrito è molto diverso e soprattutto l'appoggio del mezzo in cui diciamo che è completamente diverso. Domanda, dove ti allenerai? In questo caso dovrò per forza andarmi ad allenare a Baselga di Vinè, dove sono andato lo scorso fine settimana, e quindi è un impegno abbastanza grande. Sicuramente se ci fosse una pista qui a Terni, ma se chiederei troppo, più che altro al centro Italia, sarebbe una svolta. Possiamo dire che inizi questa avventura con un grande obiettivo a lungo termine, il 2018. Sì, il 2018 sono le prossime Olimpiadi invernali e chissà, ci si può fare un pensierino. Il 9 e 10 gennaio ci sono i campionati italiani sprint, sono la mia prima gara e farò le distanze dei 500 metri e 1000 metri massimo e speriamo sia un bel trampolino di lancio.